Spesso mi si chiede il perché della caccia oppure per quale motivo sia un cacciatore. Personalmente potrei raccontarvi di essere andato a caccia prima di fare tantissime altre cose, come avere una ragazza, guidare la prima moto oppure andare allo stadio a tifare la squadra del cuore. La caccia per me quindi non è una semplice passione, ma un vero e proprio stile di vita che ha influenzato profondamente le mie abitudini. Molti illustri appassionati, assai più autorevoli di me, hanno tentato in passato di dare una risposta a questa domanda. Wilbur Smith, ad esempio, nel suo libro Il destino del leone, scrisse che descrivere la passione della caccia a chi non ce l'ha è come tentare di spiegare i colori ad un cieco. Uno splendido aforisma che descrive quanto sia complicato dare una risposta a questo genere di quesito. Altri, come Mario Rigoni Stern, hanno cercato di spiegare quanto la caccia sia intimamente connessa alla natura stessa, nonostante il cacciatore prelevi risorse proprio da quell'ambiente che contemporaneamente cerca di preservare. Lo scrittore, che fu anche soldato e cacciatore, scrisse infatti che cacciare è un po' come coltivare la vigna, non si taglia la pianta per raccogliere il frutto. Oggettivamente però, trovo che la risposta migliore sia da ricercare nel nostro DNA. Qualche milione di anni fa i nostri antenati proto-umani erano fondamentalmente frugivori. Poi l'evoluzione li ha costretti ad alambicarsi il cervello per trovare fonti alimentari alternative. Proprio la caccia è stata lo stimolo per evolversi da quadrupedi a bipedi e per lo sviluppo del nostro cervello, che ha comportato poi scoperte importanti come quelle del fuoco e del ferro. Da migliaia di anni quindi, cioè da quando siamo più o meno come ci vediamo oggi, andiamo a caccia. Lo abbiamo fatto per vivere o sopravvivere fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pertanto la caccia è diventata superflua per molti di noi solo in tempi recentissimi e per un motivo ben preciso. La storia infatti ci insegna anche come l'uomo, evolvendosi, abbia invertito le leggi portanti delle teorie sull'evoluzione, che vedono da sempre ogni specie animale adattarsi all'ambiente per non soccombere. Noi non abbiamo artigli o denti affilati, non abbiamo pelo per proteggersi dal freddo, siamo lenti e tutto sommato prede facili. Siamo così da tempo immemore perché abbiamo preferito trasformare l'ambiente, rendendolo idoneo alle nostre caratteristiche. Abbiamo però ancora i canini e la disposizione frontale degli occhi, tipica del predatore. Quindi l'attitudine a cacciare, intesa come modo per procacciarsi il cibo, è scritta in profondità nel nostro codice genetico, nonostante oggi sia spesso qualcun altro a farlo per noi. Il cacciatore oggi rappresenta quindi una forma di ribellione, un ritorno alle origini nemmeno troppo lontane, un modo inconscio di misurarsi in quella parte di ambiente non ancora attaccato da cemento, asfalto e acciaio. Una strenua ricerca di un intimo contatto con la natura, la pressante curiosità di vedere cosa c'è dietro l'orizzonte ed il desiderio di fruire direttamente di ciò che la natura gli offre, proprio come accadeva migliaia di anni fa. Da questo punto di vista, la caccia può essere vista anche come un netto rifiuto alle aberrazioni dell'allevamento intensivo. La selvaggina cacciata, infatti, è l'alimento qualitativamente migliore che l'uomo ha a disposizione oggigiorno. E proprio perché il cacciatore è conscio di togliere una vita, non ne spreca nemmeno una minima parte, valorizzandola e trasformandola nel migliore dei modi. Per questo passa centinaia di ore a studiare e ad allenarsi ossessivamente, affinché l'animale che ha cacciato si spenga prima di cadere a terra e non sia costretto a sopportare inutili sofferenze. Hai doppiato lo stesso colpo di prima. Il cacciatore ovviamente fa molto di più, perché è impensabile credere che basti avere un fucile in mano per poter cacciare con successo un animale selvatico, perfettamente a proprio agio nell'ambiente in cui vive. Il cacciatore quindi conosce perfettamente gli animali, ma anche l'ambiente e ciò di cui si cibano le loro prede, molto di più del 95% di coloro che sono contro la caccia. E questa non è un'opinione, è un dato di fatto. La caccia quindi è curiosità, osservazione, conoscenza, volontà, resistenza ed esperienza. E mai approssimazione, superficialità o impreparazione, che sono sempre foriere di insuccesso, men che mai in un ambiente diverso da quello che abbiamo creato per la nostra vita comoda. Nonostante la caccia sia prelievo sostenibile di una risorsa rinnovabile,
e anche profondo rispetto, magari non per la singola preda in sé, che altrimenti non verrebbe uccisa, ma per l'idea che il cacciatore ha di essa come specie. Lo certificano la morale e l'etica con cui si va a caccia, ossia quelle regole personali, spesso anche più restrittive delle leggi stesse, che il cacciatore segue scrupolosamente nell'esercizio della sua passione. Per tutta questa serie di ragioni, la caccia è un paradosso che bisogna sforzarsi di comprendere e che non può essere ricondotto alla frazione di secondo dello sparo, come crede chi non sa, chi non vuole sapere e chi è mosso soltanto dal pregiudizio. La caccia quindi fa parte della storia dell'uomo. Nessuno tra coloro che odiano la caccia chiederebbe a un lupo di cambiare le proprie abitudini. Sarebbe impossibile. Pertanto fatelo anche con quelli che, come me, hanno la caccia nel sangue.